pronti a mettere il veto alla vigilia del vertice europeo. La Premier Meloni al Senato non esclude di bloccare il cammino del patto di stabilità se non dovesse andare incontro alle richieste italiane. Anche sul MES il meccanismo salva stati prende tempo e attacca le opposizioni particolari 5 Stelle, mostrando in aula un fax in cui Di Maio, allora ministro degli esteri del governo Conte, aveva inviato l'autorizzazione alla firma del MES. E questo foglio dimostra la scarsissima serietà di un governo che alla chetichella e in silenzio, prima di fare gli scatoloni, lasciava questo pacco al governo successivo. L'ha introdotto lei, presidente Meloni, con i governi di centrodestra, il MES nel 2011. E ora è lei, presidente del Consiglio. Se non lo vuole ratificare, è libera di non farlo, è lei che decide. Presidente del Consiglio che prima di volare a Bruxelles ha avuto il tradizionale pranzo al Quirinale con Mattarella alla vigilia del vertice europeo, torna anche sulla vicenda della foto di Draghi con Scholz e Macron sul treno per Kiev nei momenti più caldi del conflitto. Non ce l'avevo con lui, ma con il PD, si difende Meloni, ma la polemica resta. Lungi dall'essere un attacco a Mario Draghi, come è stato letto, tutti sanno cosa penso particolarmente della fermezza che Mario Draghi ha avuto sulla questione ucraina. Perché le foto che lei ha non sono foto così simboliche come quella di quel momento?